meglio il ciabatta, ragazzi. Andiamo su, aprire. Ciao Valio. Grazie. Tu? Vai, Linux è in buone mani, sicuramente. Bar che si alza, diamo inizio alle nostre ferie! Ehi! No, ragazzi! Allora guarda... secondo... No! No! Grande Dio, mo! Mo! Che coppia, oh! Ragazzi, è l'ora di cena perché per ottimizzare i tempi sono uscito da lavoro, ho preso la mia signora e siamo partiti subito in macchina. Abbiamo un po' di strada, l'idea è quella di non fermarsi e non perdere tempo perché abbiamo tanti chilometri e con le velocità del Jimmy ci vuole un bel po'. Non vi abbiamo ancora detto dove andiamo, ve lo potete un po' immaginare perché una volta l'anno almeno noi bisogna fare tappa lì, sono i nostri posti. Quindi continuate a guardare il video. Simpatica serata, eh? Come inizio ferie. Non si vede nulla. Che piacere. No, no, con le gomme tacchettate in autostrada. Me la sto facendo sotto. Non lo so, ma cosa al vetro? Oh. Allora ragazzi, mezzanotte in punto, 419 chilometri, possiamo dire che il Jimmy non ha consumato niente, quasi niente, considerando le gomme tacchettate e tutto il tetto super carico. Io ho fatto 50 euro di benzina a Viareggio, considerate che facendo un conto la macchina ha fatto intorno ai 14, addirittura 15 km con litro, velocità autostradale 90 km orari circa, alle volte 85. Direi che è andata alla grande. Iniziato lo sterrato e andiamo al nostro posticino per sistemarci per la notte. Non abbiamo ancora detto dove siamo. Siamo a Roche Mall, questo è l'inizio della strada per arrivare in cima al Sommelier. Che meraviglia! Un'altra? No, non dovrebbe. Una volta,
Che belli. Mamma mia. Che belli. Tanta roba, ragazzi, dopo 6 ore di macchina siamo andati a far serata al rifugio. A me mi rilassa. Guardate che spettacolarità. Sembra una disco, ma in realtà è all'interno del Jimny. Tutto bello pieno. Guardatela, che spettacolo. Questo è un mio acquisto di tema. Sì. Buonanotte. Buonanotte. A domani. Buongiorno. Stamani ci siamo svegliati così. Bellissimo. Rifugio Scarfiotti, sempre bellissimo. Con la neve, primavera, estate. E poi guardiamo. Ehi, larva! E niente, ora preparo colazione. Là ci sono i miei amici asinelli, ora li vado a trovare, che sono cresciuti dall'anno scorso, le mucche e tante tante marmotte che urlano, sono delle pazze. I primi avventurieri della mattinata che vanno a sud. No, in realtà no, perché c'è quello là che scende. È il pastore. Il pastore. Guarda le marmotte come corrono là! Si stanno picchiando! No! Cioè sono delle pazze! Pazze, sì! Ecco le moto! Ragazzi, dove siamo? Dove siamo? Incredibile! Pazzesco! Uno dei miei posti preferiti! Cascate, siamo sistemati qua. G-Mozzo super carico in grande forma. Mucche che rientrano. Guardate che ballata incredibile. No, sembra fatta apposta, guarda. Hilux come il nostro, extra cab. E il Jimny subito dietro. La coppia che scoppia.
Eccolo! Addio! Allora, non dalle mucche. Argo! Giovanotte! Vai, c'è già il sasso, vai! Ci siamo! Sì, sta girando. Bellissimo, che okay. No, però quei tre Arco. Lassù li vedi? Sono che hai visto? La marmotta. Non sono dei marmotta? Rapporti. Sopra la casetta. Ci sono anche loro, ci sono queste delle macchine. Ah, ok. Gente Argo. Argo. Ti lancio una pietra, dai, la pietra. Vai. No, la pezza. Vai. Argo. E si parte, ragazzi. Siamo dietro a Gabriele e al suo bellissimo Land Cruiser cinesino 3000. Saliamo, siamo tornati sullo sterrato e Gabriele ci accompagna in un bel posticino. Pian del sole. Sì. Sopra e poi un altro pian del sole e poi arrivi. E arrivi in cima. Bene, non ce lo ricordiamo, no. Però possiamo passare qua la notte.
chiama il forte? Brahmafan. Una cosa del genere. Fuma la macchina! Chi è? Porca. Che è successo? Si è agganciata la vaschetta. Non so, ha fatto una fumaraglia bianca. È merda, eh. Ah, sta bollendo l'acqua. Mai successo. Bisogna farla raffreddare. Mai successo. E ora come si fa con quelle macchine là? C'è proprio il punto più... Ma dentro hai visto la lancetta andare ma su? Ma cazzo, in un secondo ora ho fatto la salitina, mi c'è cascato l'occhio. Ah,
Allora, cosa andiamo a fare? Dici. Andiamo a fare un piatto di pasta. No, che qui è vuoto. C'è da tirare dentro l'acqua perché l'abbiamo perso. Però che bella me. Con questa la tiro fuori. A parte guarda. Sì, sfirala. Vuota. Ovo. Ma perché ce la metti rosa? Prima c'era blu. È uguale il colore. Ho fatto una domanda quando avevo. Oh. Sì, buonanotte il tappo. Boh, speriamo bene, eh? Ti devo dire. Guarda, tu tieni d'occhio sempre la temperatura. Sì, certo. Ragazzi, l'avremmo usato troppo questo Jimmy. Poverino. Ha tirato fuori tutta l'acqua. Parliamo troppo presto, no, ragazzi. Infatti, però diciamo in salita con tanto fango. Non cantiamo vittoria. Cofano aperto, siamo arrivati in cima, abbiamo rimesso l'acqua e domani si riparte, vediamo come prosegue. Comunque spero di essere un po' salvo, dai, così spero. Aperitivino e via. Con una, bensì due Ineos, incredibile, due in un colpo solo, la prima volta che le vedo. Centone e via. Allora, cosa brindiamo? Al Jimmy che fuma. Fuma la Ole! Ole! E domani è anche il compleanno di questo signorino. Il Jimmy gli ha fatto un bel regalo in anticipo. Cioè, se l'ha presa male per il pick up. Cioè, è rimasto male. Questo è uno spoiler per il canale. Per ciò che si fa? No. Va bene, via. Beviamoci su.